E bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Oggi siamo qui, raga, con un video speciale che non vi portavo da ben 2 mesi. Avete capito bene e avete letto benissimo anche il titolo. Ebbene sì ragazzi, siamo qui con la reaction ai vostri segreti hot imbarazzanti. Ebbene sì, proprio qualche giorno fa avevo chiesto su Instagram tramite delle stories appunto di mandarmi in direct, quindi un messaggio privato su Instagram, dove appunto mi scrivevate un vostro segreto imbarazzante, però ovviamente in ambito hot. È un video che abbiamo fatto esattamente 2 mesi fa e vi è piaciuto tantissimo, quindi ho deciso di riproporvelo nuovamente. Quindi oggi spero di non andare a leggere robe troppo particolari perché potrei, diciamo, un pochettino cringiarmi. Speriamo di no. Ovviamente vi ricordo che sarà tutto in anonimato, ovviamente per il rispetto alla privacy delle persone che mi hanno scritto appunto i segreti, perché sono una ragazza professional, ok? Peraltro ragazzi, che non c'entra niente, ma guardate come ho fatto diventare il tatuaggio. Ho fatto delle modifiche al tatuaggio, l'ho fatto rendere molto molto più bello e ora sono tipo stracontenta. So che non c'entra questo col video, ma ve lo volevo comunque comunicare perché mi piace comunque rendervi partecipi di tutto quello che faccio. Quindi niente, vabbè, insomma, ve lo volevo far vedere. Ma ora non perdiamoci chiacchiere e passiamo subito a leggere i vostri direct. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su, ma ora andiamo. Bene ragazzi, eccoci qua su Instagram. Mi raccomando ragazzi, se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, perché se volete partecipare al mio prossimo video è fondamentale seguirmi su Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories, perché da un giorno all'altro io vi dico ragazzi, oh aiuto, domani faccio il video, se volete partecipare scrivetemi questo in direct, quindi se volete partecipare scrivetemi su Instagram. Detto ciò, direi di prendere il mio telefono e andare subito a leggere i primi direct di oggi. Iniziamo col primo messaggio di oggi. Molto lungo, devo dire. Ciao Marti, per i video dei segreti hot ho una cosa assurda da raccontare. Metti in anonimo. Non ti preoccupare, tutto in anonimato, non dovete temere questa cosa. In pratica, i miei genitori sono divorziati e mio padre ha una compagna. Ora andiamo al punto della situazione. A giugno ero con mio padre e la sua compagna a fare un giro nella mia città. Alla sera questa signora non è potuta tornare a casa per un problema in casa sua, lavoro in casa. Quindi è venuta a casa con me e papà. Poi, tipo alle 11, ero nel mio letto e ero nella loro stanza. Poi dovevo andare in bagno e mentre ci vado sento il letto fare rumore. Vabbè, ho capito, ma stavano palesemente giocando all'acchiapparello e insomma... Compleanno, su via! Poi ho ascoltato meglio. E perché ho ascoltato meglio? Tutta questa curiosità, mi scusi, per quale motivo? Poteva stare anche lei tranquillo. E no, doveva per forza ascoltare. Curiosone. E ho sentito i rumori, quelli che senti mentre scopi. Cioè, stavo facendo tipo... Ah ah ah. Allora, cos'è? Cioè, ci racconta proprio nei minimi dettagli cosa è successo e come è successo. Cioè... Proprio raccontazione perfetta in questo caso. Vabbè, direi top top solamente per questo. Io cringiatissimo, non sapevo più che fare, quindi ho camminato pianissimo e sono andato nel bagno e sono stato seduto 2 ore per terra a guardare il cellulare e mentre sentivo i rumori e poi pause mentre loro parlavano. Nulla, questa era la mia storia. Quindi diciamo non era una storia di una cosa che ti è successa a te in prima persona, ma qualcosa che appunto ti è successo ascoltando in questo caso appunto i tuoi familiari. Molto cringe, molto imbarazzante, non posso negarlo. E più che altro probabilmente anche io avrei reagito nel tuo stesso modo, nel senso che una volta arrivata in bagno mi sarei fermata lì ferma immobile a guardare per terra fino a quando insomma non avrebbero finito per poi uscire dal bagno, perché... Sì, è una situazione parecchio cringe. Fortunatamente io non mi sono mai trovata in una situazione del genere, quindi non posso capire, però sì, deve essere abbastanza imbarazzante. Ma comunque, complimenti ancora per come ci hai raccontato la storia, perché proprio quei minimi dettagli con ha, ovviamente io li dico così, vabbè, ci siamo capiti, sono stati veramente un toccasano. Complimenti. Ora passiamo però al secondo direct di oggi. Secondo messaggio. Una volta, mentre ero ad un pranzo in famiglia, mia cugina mi mette la mano sul pacco. E ho capito, è la Madonna. E subito dopo ho avuto un, diciamo, un alzabandiera italiana. Ok, va bene, siamo capiti. Subito dopo mia zia mi ha chiesto di andare a prendere la frutta e tutti mi videro con il pendolo in alto, ci dice lui. Ma in che senso il pendolo in alto? Magari era senza mutande, non ho capito. Ma poi scusami, io fossi uomo, fossi ragazzo e mi fossi trovato in una situazione del genere come la tua, io non mi sarei manco alzata, ma minimamente, perché mi sarei imbarazzata tantissimo in una situazione del genere. Nel senso che comunque anche se sei vestito, comunque se hai avuto un... Si vede, no? Si intravede. Poi ora non so quanti anni tu abbia, ovviamente questo non lo posso sapere. Spero tu non sia troppo piccolo, ma dubito. Ma io non mi sarei mai alzata. Io avrei detto, senti, la frutta prenditela tu e stati zitta. Perché mi sarei troppo imbarazzata. Vorrei sapere sinceramente da te, se vuoi scrivermelo
sempre in direct, come è andata? Nel senso, se se ne sono accorti, se ti hanno detto qualcosa, perché boh, è una roba un po' particolare, devo dire. E comunque tua cugina un po' birbantella, insomma. Va bene, bel segreto, ora però passiamo al prossimo. Ciao, il mio segreto hot è che quando stavo scappando con la mia ragazza ed eravamo in un momento molto molto intenso, ho scorreggiato. Mi scusi, ma come? Può succedere, può succedere, no, non giudichiamo. Allora, può succedere, non giudichiamo. Ho scorreggiato per errore e da quel momento tutte le volte che abbiamo un rapporto ci mettiamo sempre a ridere per quel momento. Allora, non giudichiamo perché può succedere a tutti. Ok? A me personalmente non è mai successo, quindi non mi sono mai trovato in una situazione del genere, quindi fortunatamente. Ma tanta roba è il fatto che comunque entrambi ormai prendiate questo, diciamo, momento che vi è successo, cioè, diciamo, questo ricordo, in maniera appunto divertente, perché magari qualcuno si sarebbe, diciamo, imbarazzato tantissimo, qualcuno avrebbe detto magari anche robe brutte. Invece il fatto che voi abbiate preso questa cosa in modo simpatico e divertente, secondo me avete vinto tutto, perché quando c'è feeling con una persona, anche se accade qualcosa, diciamo, di particolare, un po' cringe, alla fine poi si finisce comunque per ridere e scherzarci sopra. Quindi tanta roba, segreto particolare, mi è piaciuto tantissimo e approvo il fatto che, insomma, l'abbiate preso così un po' con filosofia e divertimento. Complimenti! Ora siamo al prossimo direct. Allora, avevo 8 anni quando stavo chiamando mia mamma dal piano terra. Pensando che in quel momento stesse stirando, salgo in stanza da stiro, ma non c'era. Allora l'ho chiamata ancora, ma senza risultati. Perciò salgo in mansarda, apro leggermente la porta. Non me lo dire, ti prego. Non mi dire che è successo veramente. E trovi i miei che stavano spazzando così, insomma, no, le ragnatele, ci siamo capiti. È stato abbastanza traumatizzante e imbarazzante. Beh, posso capirti, nel senso, comunque, se avevi 8 anni eri molto piccolo, non è che a 8 anni ti aspetti di vedere o sentire certe cose, quindi poi così un po' a sorpresa che tu apri la porta leggermente e vedi e senti, non deve essere stata una bellissima esperienza. A me non è mai successa questa cosa, meno male, perché penso che mi sarei trovato in una situazione così cringe che penso che sarei volata via di casa tipo in un secondo. Mi piacerebbe sapere anche il continuo di questa storia, per più che altro per sapere cosa è successo dopo, nel senso, cioè, se ne sono accorti i genitori, tutto a posto, vorrei saperlo, quindi scrivimi il continuo perché sono curiosa, grazie. Prossimo direct. Un giorno io e una mia amica volevamo andare al mare e ci dovevamo mettere il costume da bagno, e direi anche giustamente. Eravamo nella stessa stanza e io ho visto la... No, ma come la barba Gianna, mi scusi. Ma dove stavi guardando? Ma gli occhi su, non giù. Ma cos'è tutto questo... Cioè, mi scusi. Ma lei? Cosa ha fatto lei? Si è incazzata? Se ne è accorta? Ti ha detto qualcosa? Cioè, cosa è successo? Perché ovviamente sarebbe da capire se lei ha reagito in qualche modo, ovviamente sempre che se ne sia accorta. Quindi sarei abbastanza curiosa di sapere il contenuto. Quindi, per favore, oggi mi state scrivendo tanti segreti, tutti un po' incompleti, capito? Sono tipo al 50%. Quindi io vorrei sapere cosa è successo. Se ne è accorta, se è arrabbiata. Per favore, dimmelo, perché voglio saperlo. Cioè, io non lo so, anche una roba del genere a me non è mai successa, per cui meglio così. E comunque, buon per te, soldato. Andiamo al prossimo. Eccoci all'ultimo direct di oggi. Allora, il mio segreto è che stavo andando dai miei zii e in quel momento stavano facendo... vabbè, ho capito, ma scusami, ma che culo. Ma proprio, ma solo voi beccate i timing, quelli proprio più inappropriati. Mi giuro, a me una roba... Non mi succedeva mai a me una roba del genere. Anche quando andavo a trovare, magari, che ne so, mia nonna... Oddio, mia nonna era un po' vecchia, quindi che cazzo sto dicendo, pure io. Però nel senso, anche i miei zii, le mie zie che erano più giovani, cioè, non è mai successa una roba del genere. Ma meno male, perché io... Cioè, nel senso, da piccoli poi... È tutto più imbarazzante, perché dici: che succede? Che devo fare? Cioè, io spero che poi, cioè, se ne sono accorti i tuoi zii. Cosa hai fatto? Tu te ne sei andato, immagino, sei scappato, perché non è che penso che sei rimasto lì a guardare. Oddio, vai, zii, continua. Perché non penso. Saresti uno psicopatico, mi scusi. Non penso proprio. Quindi fammi sapere un po' com'è andata, perché sinceramente sono curiosa. Perché io ve l'ho detto oggi, direct vostri sono tutti incompleti. Tutti incompleti. Ma comunque, segreto abbastanza tranquillo, direi che possiamo terminare.
Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, io ovviamente spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, se anche voi volete partecipare ad un mio prossimo video proprio come questo qui, non dovete fare altro che seguirmi su Instagram, trovate appunto il link del mio profilo qui sotto in descrizione, e rimanere sintonizzati con le stories su Instagram, perché da un giorno all'altro io vi comunico appunto che magari voglio registrare un video e voi dovete appunto magari scrivermi in direct la cosa che appunto vi ho richiesto nelle stories. Quindi molto molto semplice. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato secondo voi il segreto più, diciamo, imbarazzante ma anche divertente. Secondo me quello che ha vinto è stato il ragazzo che ha scorreggiato durante il rapporto e poi però, diciamo, se la sono presa molto sul ridere e sullo scherzare. Quindi secondo me quello lì è stato proprio il messaggio più bello di oggi in assoluto. Però fatemi sapere quale secondo voi ha vinto. Detto ciò ragazzi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice in su. Noi ovviamente ci rivecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto. Bella a tutti ragazzi.